Simbologia dell'appeso. Lo so io. Fui appeso al tronco sferzato dal vento per nove intere notti, ferito di lancia e consegnato a Odino, io stesso a me stesso, su quell'albero che nessuno sa dove dalle radici si innalzi. Rune tu troverai, lettere chiare, lettere grandi. Lettere possenti, che dipinse il terribile vate, che crearono i supremi numi, che incise Roth degli dèi. Da Edda Poetica, Avamal, il discorso di Ar. Il mistero del tredicesimo tarocco, l'arcano della morte, può essere colto qualora si considerino le due carte adesso adiacenti, quella immediatamente precedente la peso, 12, e quella immediatamente successiva, la temperanza, 14. Infatti la consecuzio, con cui gli arcani maggiori si presentano a chiunque mediti su di essi, è sia un'utile chiave di lettura dei diversi simboli, sia la testimonianza del fatto che le 22 carte alludono ad un cammino di natura iniziatica. Nella rappresentazione simbolica proposta da Wirth, il tredicesimo arcano non esibisce nome alcuno. Solo la notazione ordinale identifica questa carta. Uno scheletro armato di una lunga falce affilata taglia le teste di una schiera eterogenea di uomini e donne, a indicare la recisione di ogni tipo di legame con l'esistenza mondana e sensibile. Ma per comprendere il valore della morte come porta per l'iniziazione, come trasmutazione della natura dell'iniziato e come passaggio di stato necessario al compimento dell'opera, occorre dapprima considerare il ruolo dell'appeso, che dalla sua posizione capovolta guarda al mondo e alla realtà da una prospettiva profondamente mutata. Simbolo delle difficoltà del percorso iniziatico e in particolare dell'autosacrificio, nella figura dell'appeso riecheggia quella del dio norreno Odino, che come è riportato nel canto dell'Avamal dell'Edda poetica, decide di immolare se stesso a se stesso, pendendo per nove giorni e nove notti dai rami dell'Igda Drasil, l'albero cosmico della medesima tradizione. Trafitto dalla sua stessa lancia, un simbolo ritrovabile nella figura del Cristo, massimo emblema dell'autosacrificio come iniziazione, che viene perforato nel costato dalla lancia di Longino, Odino trascorre un novenario impiccato all'Igdrasil, prima di trovare, sparse sul prato, le 24 rune del Futark e di venire così iniziato ai segreti della vita e della morte, del destino degli uomini e degli stessi dei. Occorre dunque morire a se stessi in un atto di sacrificio puro e cosciente, rinunciando alle rigidità della propria personalità egoica, per iniziarsi e risorgere a nuova vita, al pari del seme, che marcisce nella fredda terra invernale per rinascere come germoglio e divenire poi pianta in primavera, o come il bruco, che muore in tale forma e affronta l'esperienza dell'importanza della crisalide prima di divenire farfalla e finalmente librarsi in volo nell'aria. Solo così Odino acquista la capacità di chiaro vedere e diviene lui stesso la legge, incarnando la potenza stessa del destino, rappresentato dalle tre norme, l'equivalente delle parche romane o le moire greche, che tessono, misurano e recidono il filo della vita e del fato di uomini e dei. Con il suo sacrificio, Odino non solo trae dall'abisso la saggezza trascendentale delle rune, ma in qualità di sovrano illuminato indica anche la via per il Valhalla, cioè il tipo di azione necessaria a conquistarsi l'immortalità eroica, rinascendo a nuova vita in una forma più elevata e più perfetta. Tramite il sacrificio, una forza primordiale può così autosuperarsi, reagire eroicamente contro se stessa e liberarsi da se stessa per assorgere a un modo superiore d'essere. Rinunciando al fantasma del proprio io inferiore, l'iniziato comprende il mistero della morte, che diviene per lui occasione di trasformazione e di completa rigenerazione. E nessuna rigenerazione trasformativa, di fatto, può darsi se prima l'iniziato non realizza quella inversione delle polarità, di cui l'appeso è la precisa rappresentazione iconografica. Proprio come nel passaggio allo stato gassoso, nell'evaporazione o nella sublimazione, per realizzare si sì fatta trasformazione fisico-chimica, occorre comunicare alla sostanza la quantità di energia necessaria a provocare lo scioglimento dei legami molecolari. Allo stesso modo, affinché possa esservi reale trasmutazione iniziatica, è necessario prima rinunciare al legame narcisistico col proprio io inferiore. Morendo a se stessi e realizzando così un importante passaggio della cosiddetta opera al nero o putrefazio. Per tale ragione, all'arcano senza nome, segue la fluidità della temperanza, che in un gioco acquatico scambia i contenuti liquidi di due diverse anfore. Come nel ritmo sempiterno, ma mai a se stesso uguale, della ruota della fortuna, a ogni caduta corrisponde un'ascesa e viceversa. Anche la temperanza allude al ciclo senza requie della vita e della morte, ma su un livello più occulto e profondo, là dove la realizzazione del movimento fluidico è resa possibile dal copovolgimento delle polarità, simbolizzato dall'appeso e dal superamento della fissità della personalità egoica e del vincolo col piano prettamente fisico, rappresentati dal tredicesimo arcano. Di Algiz, il Cervo Bianco.